Allora, buongiorno a tutti. Scusatemi se non sono proprio in forma, mi sono svegliato un po' malconcio. Deve essere, spero, una semplice influenza. Detto questo, cercherò nei pochi minuti di occuparmi della questione del trasferimento tecnologico e il lavoro. Il nostro paese già si parlava prima di parametri di DESI e di tutte le classifiche che riguardano le competenze digitali. Purtroppo, appunto, guardare quelli che abbiamo di dietro qualifica purtroppo in maniera assolutamente negativa una posizione di grande retroguardia. E ciò avviene anche per quello che riguarda i piani di sviluppo delle tecnologie abilitanti, che possono aiutare anche il trasferimento tecnologico delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, e noi siamo anche in ciò che si prevede di stanziare nel Next Generation EU, siamo molto indietro. Io ho fatto parte, ci sono tuttora nella commissione del Ministero dello Sviluppo Economico sull'intelligenza artificiale, e accanto a un buon documento sul contributo italiano per la strategia da implementare. Il guaio è che le risorse rispetto a Francia e per restare in qualche modo in Europa allargata, sono cifre molto più basse. Allora, in questo periodo, insieme ad altri, mi sto dedicando a fare in modo che l'Italia si doti di una infrastruttura a rete permanente, utile non tanto alla ricerca, ma alla ricerca applicata, cioè all'innovazione tecnologica. In Italia si fa una grandissima confusione tra ricerca e innovazione, si dà tutto il cuore, il centro della ricerca e dell'innovazione all'università, in realtà solo sulla ricerca di base l'università ha un ruolo molto forte. Sull'innovazione molto spesso spin-off di centri universitari o iniziative autonome nate tanti anni fa, hanno la possibilità di realizzare appunto ciò che a livello di impresa poi serve per modernizzare prodotti e processi. Marco, scusa se ti interrompo. Ci chiedevamo, perché non vediamo tra le slide disponibili le tue, non ne hai oppure No, non le vuoi ho. farle partire tu? Ah, No, non ho slide. perfetto, ok. Allora magari cerchiamo di metterne una neutra. Perdonami, continua pure. No, no, tranquillo. E allora su questo abbiamo messo insieme i due piani, non so, avete visto quello di Federico Ronchetti che si chiama Piano Amaldi e il piano Innovation che sostanzialmente si occupa di realizzare una via italiana a realizzare il Fraunhofer in Italia. Questo perché noi abbiamo un problema di piccole imprese, noi abbiamo la taglia dimensionale aziendale tra le più piccole che ci sono nella stessa Europa. E per cui il tema del trasferimento delle tecnologie e delle competenze è un tema assolutamente urgente e quanto problematico. E abbiamo messo insieme Fondazione Bruno Kessler, Cefriel di Milano, LINCS di Torino e il Dipartimento d'Eti, dove è l'incubatore di Napoli, di Giorgio Ventre. Queste quattro realtà sono le realtà più simili alla che in Germania c'è. Con Fraunhofer e ovviamente questa possibilità è che questa rete estenda, si allarghi, coinvolga sempre di più altri centri di innovazione, ma anche più piccoli, per costruire una vera e propria infrastruttura che dalle Alpi alle Sicilie è in grado di accompagnare il percorso della grande trasformazione digitale. Lo si diceva anche prima, ci sono moltissime difficoltà a partire dalla scuola. Avete visto, Angela Merkel ha fatto questo piano modificando la didattica, ha cambiato anche la Costituzione tedesca perché le competenze digitali dell'istruzione primaria e della didattica erano prerogativa dei Länder, ha cambiato la Costituzione e ha realizzato una riforma proprio sulle competenze digitali del paese. E questo è un tema su cui siamo molto, molto indietro in Italia, non solo per le classifiche DESI, ma anche per la
percezione che hanno gli imprenditori. Se prendete l'analisi fatta da Infocamere, che ha un database molto interessante di oltre 5 milioni di imprese, anche aziende dei 2-3 dipendenti, su 10 imprenditori, 4 ritengono internet completamente inutile. Per cui questo fa capire chiaramente quanto il nostro paese sia un po' tecnofobo e un po' reticente nell'affrontare l'innovazione, affrontarla con le cautele, le avvertenze e le necessità. Da questo punto di vista, la cosa importante e di grande interesse, proprio perché parliamo a Libre Italia, le tecnologie più importanti per le crescite dimensionali di impresa sono quelle che più facilmente possono essere open source. E ci sono varie scuole tutte queste dentro questa discussione, però l'AI, l'intelligenza artificiale, il computer quantistico, soprattutto in un paese come il nostro, deve non solo abbassare la soglia di accesso a queste tecnologie, ma favorire diciamo una polverizzazione degli utilizzi. Questo perché quando sono andato all'ultima BIMU, la fiera delle macchine utensili a Milano, non c'era una macchina utensile che non avesse un algoritmo che la facesse con AI, intelligenza artificiale. È chiaro che se queste tecnologie diventano con codici aperti, queste possono rappresentare un fattore, un volano per il grande problema di competitività del paese, che è proprio quella della crescita dimensionale. Da questo punto di vista però serve anche in quelle piccole imprese avere, rafforzare il tema delle competenze su tutti questi aspetti. Allora, il tema complessivo è poter realizzare un sistema di ricerca con almeno l'1% del PIL, come dice Federico Ronchetti con il piano Amaldi, perché c'è un lavoro fondamentale che bisogna fare a livello di ricerca, e poi serve uno scaricamento a terra nei territori, non solo fatto dalle grandissime imprese multinazionali, ma anche dell'innovazione che accompagna la piccola impresa, che lo fa diventare fattore distintivo territoriale in termini di capacità di accompagnamento appunto alla crescita. E queste due cose credo che possano essere straordinariamente importanti in un momento. Io non so se che avete la stessa valutazione: nei paesi dove la seconda ondata è stata lievissima, guardate alcune aree della Cina, la Corea del Sud, in parte Giappone, dove la seconda ondata è stata lievissima, è avvenuta quella che immaginavamo, cioè questo ricorso a un'accelerazione, al ricorso delle tecnologie, in particolare le tecnologie digitali, è quasi spaventoso, nel senso che da un lato per poter garantire una minore vulnerabilità delle imprese, dall'altro per riuscire a di produttività e conquistare nuovi mercati, mentre il resto del mondo ha difficoltà ancora con la pandemia sanitaria. Allora, proprio per questo, la terza gamba di questa partita deve essere la partita delle competenze. Noi dobbiamo lavorare sul diritto soggettivo alla formazione, fare in modo che sia un diritto a rango di diritto umano, perché oggi vediamo quanto l'accesso al digitale stratifica sia dal punto di vista generazionale sia dal punto di vista di censo la nostra società. Per questo dobbiamo fare un lavoro veramente importante, perché questo può essere un'occasione per poter garantire una partecipazione diffusa, popolare, delle persone a tutto ciò che riguarda anche la vita pubblica, i servizi sociali, i servizi online che servono. Proprio per questo io credo che sia fondamentale dare una svolta. Con un piccolo risultato, voi sapete che il governo sta ragionando, era partito con dei centri
di non di competenza, sostanzialmente dei centri sui vari temi, computer quantistico, AI, cyber security, eccetera, eccetera. Un primo risultato, un'insistenza è stato di non fare altri centri, altre cattedrali, ma delle reti, cioè delle reti in cui chi si occupa di AI, chi si occupa di cyber security possa mettere a disposizione sostanzialmente la propria ricerca, la propria innovazione, la propria competenza e possa rafforzare il paese. Questo è un tema straordinariamente interessante e importante perché anche da dove vengo, il sindacato, la politica, eccetera, non si è ancora chiaro che lo sviluppo territoriale avviene solamente se si ragiona in ottica ecosistemica e si ragiona a partire dal territorio, non partire dalla violenza del territorio, a partire da ciò che c'è nel territorio e la costruzione di patti per riuscire a farle evolvere e a far diventare attrattivo, a far diventare un habitat positivo per le imprese e soprattutto per i lavoratori. Io mi fermerei qui. Stavo vedendo se ci fossero domande, ma al momento ancora nessuno ne ha poste. Ne ho una io intanto, visto che comunque siamo in netto anticipo. Hai citato più volte il Fraunhofer Institute, che di nome conosco, tra l'altro mi ricordo di averlo, tra virgolette, scoperto, quantomeno sentito la prima volta, ai tempi dell'MP3. Non ricordo neanche più bene perché, insomma, comunque. Però ecco, magari per chiarire meglio a tutti, l'hai citato come esempio, qual è il ruolo del Fraunhofer Institute in Germania rispetto a quello che potrebbero essere gli enti che invece hai citato qui in Italia? Cioè, qual è questo ruolo, diciamo? Allora, Fraunhofer ha 50 anni, è una cosa molto efficace perché cosa accade? Fraunhofer è dal punto di vista organizzativo una rete molto leggera, è partita 50 anni fa con una rete di ciò che c'è, esattamente come stiamo facendo con Innovation, ed è molto leggera nel senso che ogni centro è autonomo, ogni centro, non so, quello della Bassa Sassonia piuttosto che quelli che sono nel Baden-Württemberg, eccetera, eccetera, e hanno una sorta di franchising come modello organizzativo, però con un rigore di funzionamento molto serio. Hanno un funzionamento a 30-40-30, 30 soldi dei lender di solito, 40 attraverso i bandi, 30 mercato. Cioè, la cosa importante, questo fu un discorso, io sapete, ho collaborato a costruire il piano Industria 4.0 con l'allora ministro Calenda, non ho condiviso allora per nulla l'idea dei competence center. Perché? Perché i competence center sostanzialmente, se l'impresa ha bisogno di innovazione, partecipando del competence center di questa o quella università, e il competence center la metterà in contatto con l'impresa che produce innovazione. Dentro col competence center non resta memoria di quel processo di innovazione, non rimane competenza, non rimane memoria di come è stata realizzata. Fraunhofer invece la competenza non è il brokering tra due aziende, ma la competenza resta dentro Fraunhofer. Perché questo è importante? Perché l'azienda successiva che arriva e che ha bisogno di un processo di innovazione troverà la soglia di accesso all'innovazione più bassa, cioè più economica, più semplice, più facile. E per questo è bene che le competenze non restino dentro solo le aziende, ma restino nel territorio. Per cui Fraunhofer funziona così, Innovation stiamo cercando di farla decollare esattamente con le stesse caratteristiche. È arrivata una domanda di Marco Marega. Si parlava delle dimensioni piccole delle imprese italiane. Dal suo punto di vista è più importante che le dimensioni crescano o riuscire a farle collaborare tra loro facendo rete? Non ho capito, scusa. Sì, chiedeva Marco se quando ha parlato delle piccole dimensioni delle imprese italiane, e quindi si chiedeva se dal suo punto di vista è più importante
fare in modo che queste imprese crescano o se invece è più importante farle collaborare in modo che facciano rete? Ma un po' tutte e due le cose. C'è un problema però di scala. Se voi prendete i dati di Prometeia, che sono molto ben fatti, le aziende italiane sopra i 200 dipendenti hanno un CLUP, cioè il costo del lavoro per unità di prodotto, simile a quello del Baden-Württemberg, cioè hanno una produttività elevata, cioè riescono a remunerare il capitale investito con grande facilità attraverso la produttività dei fattori d'impresa. Le nostre imprese sotto i 20 dipendenti hanno un CLUP devastante, altissimo, cioè non si capisce, molti si chiedono come fanno a stare in piedi, proprio perché su tutti, non solo gli approvvigionamenti, l'accesso ai mercati internazionali, soprattutto perché questo è un periodo in cui il mercato interno è abbastanza dormente, si esporta soprattutto. Per cui è importantissimo che le aziende lavorino in rete e crescano. Il problema della crescita dimensionale è un problema che in Italia abbiamo esaltato delle cose sbagliate, e cioè abbiamo detto evviva la piccola, evviva il piccolo, piccolo è bello, e senza accompagnare queste imprese a crescere. Una piccola impresa a conduzione familiare che aumenta semplicemente i suoi dipendenti senza un'azienda che chiude, cioè banalizzo, nell'azienda fino a 7 dipendenti il fatto che la zia che sa fare i conti faccia l'amministrazione ci sta, nell'azienda di 20 dipendenti ecco bisogna andare un po' oltre la zia. Mi piace molto l'esempio della zia, effettivamente calza a pennello con moltissime realtà, e è chiaro che non ci si può inventare diciamo imprenditori, o comunque non ci si possono inventare i ruoli all'interno di un'azienda se non per l'appunto in realtà molto piccole, però poi come diceva bisogna saper scalare, e questo significa anche magari riconoscere i propri limiti e poi ecco investire nella formazione o nella ricerca di personale qualificato e specializzato. Io sostengo che adesso questo è un discorso molto avveniristico, ma sia l'intelligenza artificiale, ma in particolare la blockchain nell'applicazione che riguarda il governo delle filiere, voi sapete che le blockchain sono molto utili anche in filiere, anche di imprese a dimensioni diverse, e ci sono applicazioni interessanti. Quando sarà una tecnologia matura, perché oggi consuma un sacco di energia, è un po' lenta, eccetera, eccetera, ma quando diventerà una tecnologia, diciamo, un po' più matura, la mia previsione, poi non è che ci azzecco sempre, però la mia previsione è che ovviamente non sotto certi limiti, ma la dimensione d'impresa diventerà meno rilevante. Cioè, se noi ci pensiamo, un'infrastruttura ben congegnata di blockchain in un rapporto tra grande azienda, media e piccola e artigiano digitale, può consentire all'artigiano di essere dentro la stessa filiera senza avere i costi esterni che attualmente ha, che gli privano questa possibilità. Per cui io credo che ci saranno degli sviluppi anche sulle catene del valore assolutamente interessanti, e ovviamente su queste cose bisogna ragionare per tempo. Noi abbiamo un paese che riflette poco, avete visto questa storia del, se guardate i bilanci di un'impresa tradizionale come può essere anche Microsoft, e prendete la stessa azienda non lineare, invece non tradizionale, le imprese non lineari a parità di capitale investito fanno 10 volte il fatturato. Per cui una vera sfida può essere realizzare imprese non lineari, o meglio, trasformare le imprese tradizionali nei vantaggi che hanno le imprese non lineari, ma nella garanzia di sostenibilità, che deve essere a tutto tondo, la sostenibilità ambientale, sociale, civile, eccetera, eccetera. Questo dentro un contesto, ovviamente, in cui la possibilità di imposizione non ha le sperequazioni che tutt'oggi ha.